Com'è la situazione? Quando si può trovare una soluzione? Cioè, la metà di strada sui miliardi. Insomma, mi pare che un po' l'asfalto in giro si veda, eh? Perché non è che l'asfalto fatto sulla Ninfina, per esempio, in questi giorni sia nato così, è nata dalla presenza del consigliere provinciale, che si chiama Carturan, che ha scritto al presidente provinciale che avrebbe richiuso il traffico quella strada, che diventava pubblico. Non è che nasce casualmente che tutta via Nettuno sia stata rifatta dall'Astra, l'abbiamo fatto incontro al Ministero delle Infrastrutture. Quindi è più semplice avere il rapporto con enti esterni e ci sono problemi da parte dell'ente sì, per fare quelle pubbliche? Sì, sempre i bilanci. Noi in Puglia le stiamo attrappando, dice Puglia che ha attrappato Carturana, quelle che attrappano sono ben riconoscibili. Sono state tutte pressate, non se ne è arrivata neanche una. E Puglia che si ritorna a diverso, quelle che sono state pressate da altri, buttando la strada magari per i doppi. Ma le Puglia che ha attrappato Carturana sono tutte ben visibili e sono ancora tutte integre. Cioè non c'è buca, quindi noi stiamo attappando continuamente il vecchio. Piano piano stiamo facendo, abbiamo fatto il rigotone, abbiamo fatto qualche pezzettino, cioè dove avevamo a disporre abbiamo fatto. Adesso gli impegni di spesa li affronteremo e non ci stanno solo le buche, ma ci stanno pure le luci, che è una cosa impressionante nella città. Io ho l'impressione che sia qualcuno che va a staccare gli automatici, però praticamente bisogna cambiare. C'è stato anche per 2 anni abbiamo battuto i semafori, abbiamo dovuto cambiare. Gli automatici erano sempre spenti, no? Adesso ringraziando Dio, pure se c'è stato qualche bel temporale pioggia, mi pare non si siano spenti neanche uno. Quindi abbiamo dovuto rifare tutti i semafori, tutti gli automatici, eccetera. Adesso faremo l'impianto della luce via Corti, via Monti Lepini, come si chiama. Quindi voglio dire, ci vuole tempo, la ricostruzione della città non avviene in un giorno.